Interventi a supporto della nascita di nuove imprese, all'innovazione tecnologica, sostegno alla competitività tra imprese, promozione dell'export e incentivi a supporto dell'internazionalizzazione, aiuti per investimenti su macchinari ed impianti per processi di ristrutturazione aziendale. Queste alcune delle azioni che saranno possibili grazie al programma operativo FESR Sicilia 2014-2020, illustrati dall'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello, che ha voluto incontrare all'IRSAP della zona industriale di Caltanissetta gli imprenditori, gli ordini professionali e le associazioni. Un momento di confronto e dialogo, quello promosso dall'assessore Lobello con le imprese, elemento fondamentale per la crescita dell'economia dell'isola, come sottolineato nel suo intervento, anche se molte imprese sembrano non aver risposto all'invito. Oggi presentiamo i bandi, ma presentiamo insieme a bandi tutta la programmazione che riguarderà i prossimi 7 anni. Il presidente Crocetta ha finalmente varato il patto per il Sud, il patto per la Sicilia. Come sapete sono 2,3 miliardi ai quali si sommano i fondi della programmazione europea, che non è semplicemente il FESR. Non dobbiamo dimenticare che complessivamente ci sono in agricoltura 2,12 miliardi, ci sono per la pesca 117 milioni, ce ne sono 820 per il fondo sociale e poi ci sono più di 4 miliardi per quanto riguarda il PIOFESR, che poi riguarda che cos'è il PIOFESR, se non una serie di interventi. Sono complessivamente 11 obiettivi tematici che riguarderanno gli aiuti alle imprese, la tutela del territorio, la qualità dell'aria, le infrastrutture, insomma riguardano un po', quindi ambiente, territorio, infrastrutture, riguardano un po' tutto, riguarda l'edilizia scolastica, riguarderanno tutto il completamento di tutte quelle opere o in qualche modo anche la realizzazione di tutte le opere che hanno proprio come obiettivo un cambiamento della Sicilia, perché non dobbiamo dimenticare, la Sicilia non è nuova ad avere ingenti risorse, però se noi dovessimo dire cos'è che queste risorse hanno lasciato sul nostro territorio, dovremmo dire che ne ha lasciate ben poche di opportunità. Noi vorremmo invece che questa nuova programmazione possa finalmente dare al nostro territorio quella occasione di riduzione vera della differenza che c'è tra noi e gli altri. In fondo i fondi europei servono proprio a questo ed è per questo che alle regioni del sud finiscono con l'essere destinate risorse maggiori, proprio per diminuire questa differenza.